Al primo posto è un racconto che poi mi era piaciuto anche a me. Prima vi dico che Jeves, come cavolo si dice, Lodovic, è stato votato come migliore da Cinzia e da Maurizio, perciò riceverà due diplomi, Cinzia e Maurizio. E Marina Paolucci, con un'invenzione strepitosa, è stata votata da Sara. Marina è beccato il voto di Sara. E invece Giuseppe Ciucci, con Missione in Codice, Caffè alla Buaiola, io posso dire, è stato votato da Francesco. Invece il mio preferito è De Luca Francesco, con Una giornata diversa. Complimenti, perché mi è piaciuto veramente. Ah, il primo vi devo dire. Scusate, prima vi dico, il terzo classificato prenderà questo. Il secondo, Ludovico, mi dovrei dire quale vuoi dei due. E la prima classificata, sì, è una donna. La prima classificata è Alessia Savi, con Fumo e Cenere. Fumo e Cenere aveva La Femme Fatale, Piazza del Paese e Il Serpente. L'auto si arrestò davanti al bistrò, nella piazza centrale del paese, elegante come tutte le cose di cui amava circondarsi. Perfetto nel suo completo gessato, era la medesima cosa che aveva pensato di lui la prima volta che si erano incontrati in una suite del Plaza. Sei sempre bellissima. E tu un adulatore. Esalò parole e fumo, poi riprese tra le labbra il bocchino macchiato di carminio, stringendone le estremità tra gli incisivi. Ti trovi in forma? Aggiunse poi, invitandolo ad accomodarsi al tavolo. Accavallò le gambe, sporgendosi verso di lui. Le piaceva il fresco della seta contro le gambe nude, la sensazione di leggerezza che le trasmetteva. Non sei stanca di scappare? Gli sorrise. C'era stato un momento nelle loro storie personali in cui la facevano impazzire il suo sguardo tetro e il tono di voce basso e arrocchito dal fumo. Ci hai messo più tempo del previsto a trovarmi. C'era una piazza anche sotto al Ville. Il loro ultimo incontro era stato in un hotel, al Pigalle. Si aspettava una risposta, ma lo vide stringere la mano nella tasca del soprabito, un pugno dentro un sacchetto dal quale avrebbe estratto la sabbia dei ricordi. Gli uomini lo facevano sempre, quando li lasciavi, come se potesse cambiare le sorti di quel dopo fatto di solitudine. Le attraversate di corsa su quei trampoli, dimenticandogli la pelliccia in camera. Ne ho comprato una migliore, da signora. Me la sono potuta permettere. Dicevi che non era adatta a una come me. Le si avvicinò, sollevando il mento tra le dita guantate, lo spazio vuoto del mignolo che le solleticava la guancia. Udì il rumore di saracinesche abbassate, la piazza alle sue spalle che si addormentava al tramonto. Ho scelto un bel posto per morire, non trovi? Hai sempre avuto buon gusto, Mina. Bravo, mi piace tantissimo. Complimenti e Lodovico e Alessia, mi dovrete dire il colore che volete, mi indirizzo e mando tutto. Oh, è finito. Vi aspetto per la quinta edizione, ragazzi. Ciao 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 ciao. Ah, i voti ve li daranno i giudici. Ciao.